quando ero una bambina sognavo sempre di fare la bella, la bella, la bestia. Non puoi distruggermi questo davvero? Sogno. Davvero? Certo. Tu quando eri bambina cosa facevi? Quando ero bambina? Ciao a tutti ragazzi, oggi sono a Shibuya in compagnia di Sebastiano Serafini. E adesso sapete cosa facciamo? Andiamo a farci una mega buffata di sushi da Zammai. Restate con noi, sigla! Io non voglio più il sushi di Zammai, voglio solo il pesce di Andrea Secco. Stacca, stacca, stacca! Stacca, stacca! Via sto Marco, Togni, metti una delle mie di canzoni. Sigla! Eccoci qua, Seba. Ciao. Allora cosa mangi di buono? Allora, penso che mando sushi, visto che siamo sushi Zammai. Io ho conosciuto il signor Zammai. No, veramente? Sì, il primo dell'anno è venuto nel... E ci ha anche regalato gli sticker di Zammai. A me piace un casino, bello paffutello. Simpaticissimo e gentilissimo. Comunque no, e se venite qua per là, mi sembra essere una valletta. Se ci sono tutti questi menu super convenienti. Dici cosa prenderai di buono, visto allora, che su questo menu ci sono un sacco di piattoni deliziosi. Allora, penso che prenderò l'ayame, che è per 1.5 persone, una persona e mezza. I pezzi vanno scritti su questo fogliettino. Sì. Se non parlate giapponese ci sono anche i numeri, quindi guardando sul menu le foto si può anche capire. Ah, è vero, ci sono i numeri. Sai che non ci avevo mai fatto caso. A parte che non ho mai preso... Non ci avevo mai fatto caso. Ah, ma ci sono anche quelli più americani qui, non sapevo. Sì, c'è un po' di tutto. No, se proprio non sapevo. Ci sono anche in California. Queste qua, sì, che più che California in realtà arrivano dalle Hawaii, mi hanno detto. Tu quale prenderai, scusa, allora, immagino. Io prendo sicuramente vari tipi di tonno. Prendo un pezzo di chutoro, anzi due pezzi di chutoro, che è il mio preferito in assoluto. Il chutoro invece è uno che a me non piace. No. E non mi piace il tonno grasso. E il chutoro sarebbe quello grasso, no? Quello mediamente grasso. Un pezzo di hakami. Poi prendo due pezzi di salmone. Mamma mia. Poi prendiamo. Adesso mi fai venire voglia di fare il set. Iwashi, queste qua. Il pesce azzurro mi piace da morire. Sì, quello lo sapevo, che ci ho fatto un video. Poi, di Poi anago, che è un parente dell'anguilla. Sì. Però non l'anguilla italiana, l'anguilla giapponese. E vedete, che c'ha gli occhi a mandorla. Ah, ma scusa, ma come mai la fede la metti nel mezzo dito e quando sei arrabbiato con tua moglie? Perché io sono il numero uno. Ah, a me piacciono tutti questi comunque. Mirugai, Tsubugai, che sono quelli un po' più costosi. Ah, la Kappa Santa, è vero, è vero. All'Uni è il più costoso di tutti. Però dipende dai posti anche là, eh. Cioè è sempre costoso, ma non sempre costosissimo. 12 pezzi. 12 pezzi? Sì, dai, considerando che l'ho mangiato ieri, che lo mangerò anche domani. Come mai sei tornato a fare video, Andrea Secco? Adesso che sono arrivato sono io. Sono tornato a fare video perché sono finiti i soldi. Ah. Ci hanno portato anche il tè gratis. Sì, comunque. Com'è il tè? No, buono. Il tè è buonissimo. È buono perché è gratis. No, ma devo dire che è una cosa che piace, perché io adoro l'acqua calda e in Italia veramente ho sempre problemi, perché o ordino un tè però sono sempre tristi. Questo è anche buono e fa anche bene. E... oppure devo ordinare il caffè americano per avere l'acqua calda. Eccolo, è arrivato! Madonna, Seba, che spettacolo! Sì. Hai scelto bene, eh? Tra l'altro, sì, anche messi tutti belli ordinati in fila, va che roba. No, devo dire che non ho mai visto tutto sono questo molto precisi, spazio. Infatti. Secondo me hanno un po' sbagliato invece, cos'è? Perché probabilmente poi... volevano metterti qualcosa in mezzo, poi però hanno detto... Sì. Tipo, no, va bene, un unagi, non lo so cosa volevano mettere. Guarda che arriva anche qualcosa per te. No, questo è il miso per te, credo. Ah, ok. Vabbè, io devo aspettarti. Chutoro, che è il mio pezzo preferito in assoluto, il tonno, diciamo, mediamente grasso. Del valore di 1000 kg di euro. Ma è abbastanza caro da Zammai questo qua, però ne vale assolutamente la pena. Poi in Italia un sushi così, raga, no, ve lo sognate. Non lo trovi, non lo so. Questo qua rosso invece, rossastro, è sempre tonno, però è un'altra parte che si chiama hakami. Poi qui a fianco abbiamo di nuovo tonno. Questo qua però invece è bintoro o bincio maguro. Poi due bei pezzettoni di salmone, guardate come sono grossi. Che spettacolo, come sbrilluccicano, è come se ti facessero l'occhiolino. Questo è l'aji, credo, questi qua invece sono le iwashi. E questo qua è il saba, lo sgombro. Poi qua c'è un pesce che in giapponese si chiama kimadai, kimedai. E in italiano non ho la più pallida idea di come si chiami. E questo qua è l'anago, il cugino alla lontana dell'anguilla. Dovresti iniziare con l'azzurro, teoricamente. Dovrei cominciare con... Facciamo che comincio con gli iwashi perché ne ho due. Un altro me lo lascerò per la fine perché è uno dei miei preferiti, quindi lo lascio per il finale. Ok. Per
ti lo mangi? Cioè, per me, per tutti noi. Questo è per Sebastiano Serafini. Iscrivetevi al suo canale, raga, perché fa video tutti i giorni e vi dice tante di quelle curiosità sul Giappone che sono uno spettacolo. Vi lascio il canale sotto in descrizione. Iscrivetevi, mi raccomando, Magari mando l'icca che non ti piace. Grande, ottimo, lo apprezzo molto. Io adesso sto per mangiare per Andrea Secco Ica, che sarebbe in italiano la squirrel, come si dice? Seppia. La seppia per Andrea Secco, che lo ringrazio, che ricorda a tutti che faccio video quasi tutti i giorni e mi dà un sacco di pressioni. È il primo sushi mio dell'anno, cioè a parte il sushi. Ah, è vero! In Italia questo è il primo sushi che... Auguri! È vero che il commento che ti fanno più spesso sotto i tuoi video è che hai dei bellissimi occhi. Ma guarda, in realtà me lo dicono, quei pochi che sono riusciti a vederlo me l'hanno anche detto. Sì, confermo, hai degli occhi bellissimi. La mia canzone preferita di Sebastiano Serafini è quella che fa più o meno... Io con Anduia vorrei stare in una stanza buia. Hai presente? Don't say? Sì, bravo, proprio quella, bravo, bravo. Ah, davvero? Sei venuto qua lavorando, facendo questo lavoro e diciamo che ti sei arrivato al successo partendo, cioè praticamente seguendo la tua passione. Sì, non so se io in realtà si sono anche ispirati con un anime che hanno fatto su di me, che racconta un po' la mia storia, che anche è molto bello, se non ve lo siete visto andatevelo a vedere, Dolce Remy. Questo pezzettone di salmone lo vado a mangiare per Marco Togni, che è un mito, ragazzi. Guardate che se non era per Marco Togni... Già, ma chiudeva se non era per Marco Togni. Esatto, è vero. Mamma mia, che denti bianchi. Seba mi ha insegnato a mangiare con la sinistra, Vedi, io sto mangiando con la sinistra. Olè. Guardate che bene che mangio. Mangiamo insieme un sushi in combo, la prima volta su YouTube Italia un sushi in combo. Madonna Seba, stiamo facendo la storia. Se fossimo più vicini potremmo farlo. Stiamo facendo, aspetta, lo inzuppo. Mi raccomando, quando andate a mangiare... Quando sporcami la giacca. Mi stanno guardando male. Vai, in combo, vai. Vai. Si potrebbe dedicare in due. Lo possiamo dedicare ai me contro te. Vado a mangiare l'ultimo pezzettone di sushi. E guardate, mi sono lasciato il chutoro, sempre il top, per ultimo. E questo qua dobbiamo dedicarlo a una persona veramente speciale. Lo dedichi a me? A chi lo dedichiamo? Per me? Una persona veramente speciale. Al mio nuovo amore, Sebastiano Serafini in Giappone. Guarda, guarda, guarda. Attivate la campanella. My ding ding dong. Allora, com'era questo sushi, Seba? Da 1 a 1000? Io non so contare. Io dico che secondo me questo sushi qua era 1000 kg di litri di bontà, perché Zamma e non delude mai, ragazzi. Dillo in latino. Millus kilus di bonitus. Vabbè, non faccio video, cosa che hai detto, controversi. A parte che sta luce è bruttissima, quindi è già un video controverso. Ah, ecco. Perché nel verso sbagliato. No, non lo so, dimmi. Cosa dovrei fare per fare un video controverso? Un video contro Marco Togni. Un video contro Marco Togni? Un video contro Marco Togni. Tipo su tutte le cose che non sa del Giappone? Tutte le cose che Marco Togni ha sbagliato nella sua vita. Posso già iniziare? No, questo video qua, il video contro Marco Togni, lo troverete presto sul canale di Sebastiano Serafini in Giappone. Iscrivetevi! Allora ragazzi, grazie mille per aver seguito il video. Lasciate un bel pollicione in su se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto invece... Lasciate un pollice in su. No, se non vi è piaciuto... Un pollicione in su anche se non vi è piaciuto, ragazzi. Se no vi vengo a prendere a casa e vi faccio un culo così. Se non siete iscritti al canale... Ma come, non siete ancora iscritti al canale? No, è impossibile, dai. No, siete tutti iscritti. Sì. Se siete delle brave persone, siete sicuramente iscritti al canale. Noi come al solito... Ci vediamo alla prossima. Se volete un altro video con Sebastiano Serafini in Giappone, quanti pollici in su? 1000 kg. 1000 kg di pollici in su. Ciao, ciao raga. Ciao raga, ma che... Vabbè, ciao.